Bentornati nella sezione del mio canale dedicata ai coltelli e al bushcraft. Dopo il video precedente, nel quale vi ho spiegato con dei semplici esempi come utilizzare la punta e il dorso del Fox Parang, in questo video vorrei mostrarvi invece come utilizzare la parte prossimale del coltello per eseguire dei lavori di dettaglio, di fino. Dunque, è chiaro che un coltello come il Fox Parang non è nato principalmente per i lavori di dettaglio, perché è un coltello che è nato per dei lavori di potenza, è sbilanciato in avanti, ha uno spessore notevole, 6 mm, quindi in sostanza non ha le caratteristiche di un coltello fatto per intagliare il legno in dettaglio o creare degli strumenti con grande precisione. È un coltello che invece è progettato per sopravvivere, per la sopravvivenza, quindi per costruire velocemente ed efficacemente un riparo, per esempio, o per fare legna per il fuoco. Quindi compiti che servono essenzialmente per la sopravvivenza. Tuttavia, detto questo, se noi andiamo ad esaminare quelle che sono le attività di tribù che ancora vivono come cacciatori e raccoglitori, ci accorgiamo che in generale utilizzano per tutti i lavori che devono fare un unico coltello, in generale questo coltello, che appunto può essere un parang, un panga, un macete, è un grande coltello, un coltello di grosse dimensioni. E questo lo fanno utilizzando il coltello appunto per tutti i compiti, sia per compiti pesanti, appunto come quello di fare legna, per esempio, o staccare grossi frutti da degli alberi, o staccare la corteccia degli alberi e così via, sia per lavori più di dettaglio. Ma come fanno queste popolazioni, queste persone, come riescono ad utilizzare dei coltelli che sono anche molto più grandi del parang, hanno una lama lunga il doppio, il triplo, per questi compiti? Ci riescono perché considerano il coltello che hanno non come un coltello, inteso come lo intendiamo noi nella nostra tradizione e nella nostra cultura, ma perché considerano il coltello uno strumento a tutto tondo, uno strumento a 360 gradi, e quindi utilizzano il coltello con un pensiero laterale, diciamo così, nel senso che utilizzano il coltello come uno strumento atto a fare qualsiasi cosa e adattando le proprie abitudini allo strumento che hanno a disposizione. Noi non siamo abituati a questo modo di pensare perché nella nostra società e nelle nostre società e nelle nostre culture, diciamo, chiamiamole avanzate, intendo dire avanzate da un punto di vista economico, siamo abituati ad avere una miriade di oggetti, una miriade di strumenti, ognuno adatto a un compito. Basta vedere ciò che c'è nel cassetto di una comune cucina: coltelli per tagliare la verdura, coltelli per tagliare la carne, il pane, spelucchini, eccetera, eccetera. Cioè una miriade di attrezzi specifici per un certo compito. Bene. Noi, se vogliamo diventare degli eccellenti survivalisti e degli eccellenti bushcrafter, dobbiamo abbandonare, a mio parere, questo modo di pensare e dobbiamo ragionare come invece ragionano i popoli dei cacciatori raccoglitori ancora esistenti e come ragionavano i nostri antenati migliaia e centinaia di migliaia di anni fa. Cioè, bisogna imparare a ragionare avendo un solo strumento a disposizione e adattando lo strumento e noi stessi al compito che bisogna svolgere.
Per farvi capire ciò che intendo, farò qualche piccolo esempio. Per esempio, poniamo che io con il mio Fox Parang voglia creare un picchetto. Un picchetto che può servire per poi legare una corda oppure per fermare un particolare del mio rifugio per la notte e così via. Bene, la prima cosa che farò sarà quella di procurarmi un ramo, un pezzo di legno delle dimensioni adatte. Ora, io in genere non amo tagliare legna fresca e uso solo legna secca se posso. In questo caso però posso farlo perché senza creare danni alla pianta, perché in realtà qui abbiamo una ceppaia di nocciolo e se io taglio questo tronchetto di nocciolo non arreco danno a tutto l'organismo. Quindi la prima cosa che faccio è un compito che con il Fox Parang si fa molto bene, che è quella di tagliare questo ramo di nocciolo, così. In seguito ritaglierò meglio questo particolare della pianta in modo da non lasciarlo così aperto. Bene, a questo punto posso tagliare la sezione del ramo alla lunghezza che mi serve per fare il mio picchetto. Poniamo questa. E anche questo è un compito che con il Parang si svolge molto facilmente, senza nessuno sforzo, perché il Parang è fatto. Svolgere questo tipo di lavori. Adesso la cosa che devo fare è preparare la punta del picchetto e poi fare gli intagli che serviranno sulla parte superiore per poter attaccare al picchetto una corda, per esempio, che sostenga, per esempio, un tarp. Ora, per fare la punta, io posso fare in due modi. Posso o appoggiare il ramo su questo tronco e quindi sostenendolo con una mano ricavarne una punta, così per esempio. Una volta fatto questo abbiamo una punta, ma è una punta molto rozza. Allora potrei e posso fare così, come diciamo con un coltello di dimensioni inferiori. Tuttavia questo è un sistema che intanto richiede un po' di tempo e poi stanca la mano, stanca il braccio, perché il coltello, il Parang, è un coltello pesante, grande, pesa 340 grammi e soprattutto è squilibrato in avanti, cosa che naturalmente lo rende potente e possente nel chopping, ma lo rende poco adatto a questo tipo di movimento, perché io ogni volta devo frenare l'inerzia del coltello. Allora una cosa che posso fare è questa. Pianto il coltello in questo modo. Poi ponendomi, vedete, non mi metto così. Mi metto a circa 45 gradi rispetto al tagliente. A questo punto posso tirare a me il pezzo di legno. La cosa risulta molto più agevole, molto più semplice di ciò che facevo prima. Il coltello sta fermo e in realtà si muove la mano che sostiene il pezzo di legno.
In questo modo posso ricavare una punta anche molto acuminata. Posso, diminuendo l'angolo di taglio, posso eliminare quelli che sono gli spigoli. La corteccia, il tutto lo posso fare senza stancarmi particolarmente. In sostanza sto utilizzando il coltello come uno strumento, non semplicemente come un coltello, ma come uno strumento che ha una parte affilata che mi permette di fare anche dei lavori per i quali questo coltello non è nato. Originariamente non è stato progettato principalmente. Ovviamente il picchetto non è finito, bisogna completare questa parte, la parte superiore. Bene, allora intanto realizziamo la parte piatta che sarà in cima, che sarà quella poi sulla quale, eccola qua, sulla quale si batterà per piantare il picchetto nel terreno. Molto bene. Ora però dobbiamo fare gli intagli. Io in genere su un picchetto faccio due intagli ad X e poi ricavo una faccio un intaglio, diciamo, diagonale nel legno in maniera tale da ricavare una sede nella quale poi andrà la corda. Con un coltello più piccolo, come potrebbe essere ad esempio l'Explorator, questo è un lavoro semplice, ma certo non è semplicissimo con un coltello come il Parang, perché anche qui devo lavorare con questa sezione, non posso lavorare con questa perché altrimenti non riesco ad esercitare una forza sufficiente, quindi devo lavorare con questa parte, ma è complicato, il coltello è sbilanciato in avanti, il coltello è grande. Allora anche qui cerchiamo di pensare in maniera laterale. Quello che posso fare è questo. Appoggio il mio pezzo di legno qua. E faccio questo. A questo punto ho ricavato i miei due intagli ad X. Se ora voglio andare a completare questo intaglio, posso intaccare con facilità. Visto? E a questo punto ripeto l'operazione di prima. Coltello qui, e batto fino a che non ho eliminato i
residui di legno che mi davano loro. Qui faccio lo stesso, a mano scavo la parte che mi interessa e quindi ho fatto. Spero che si riesca a vedere. Ci avviciniamo. Come vedete, anche un coltello grosse dimensioni come il Parang è possibile fare lavori, non dico di grande dettaglio, ma piuttosto di fine. Basta utilizzare un pensiero diverso da quello, un modo di vedere le cose diverso da quello che abbiamo solitamente rispetto al coltello. Cioè basta pensare, o bisogna pensare, dico basta, ma non è semplice le prime volte. Bisogna pensare al coltello come, ripeto, uno strumento a 360 gradi che noi dobbiamo adattare al compito da svolgere e tramite il quale noi ci dobbiamo adattare e trovare delle soluzioni rispetto al compito da svolgere. Bene, con questo è tutto, la conclusione di questo brevissimo tutorial. Perché ogni coltello, grande, piccolo, di medie dimensioni, non importa, può essere utilizzato come strumento di sopravvivenza o per il bushcraft. Siamo noi che dobbiamo adattarci a ciò che il coltello è, allo strumento che abbiamo, e trovare delle soluzioni per poterlo utilizzare al meglio. Poterlo utilizzare al meglio vuol dire poterlo utilizzare ottenendo ciò che vogliamo, quindi in questo caso per esempio il picchetto, senza stancarci eccessivamente, quindi conservando le nostre energie per altri compiti essenziali e senza farci del male, è cosa assolutamente da evitare, soprattutto in una situazione di sopravvivenza. Con questo è tutto dal mio Parang e da me. Vi ringrazio, un ringraziamento per l'attenzione. A presto, al prossimo video. Ciao.